Rinchiusa in isolamento, guardata a vista nel carcere di Catania per motivi di sicurezza, Veronica, la mamma del piccolo Loris, da 3 ore sta rispondendo per la prima volta alle domande di un giudice. Il GIP di Ragusa, in attesa di decidere se convalidare il fermo per omicidio e occultamento di cadavere, le sta mostrando nuovamente quei filmati con i quali l'accusa l'ha inchiodata. Nell'ultimo, registrato dalla videocamera di un'abitazione privata, si scorge la polo nera della donna mentre parcheggia nel garage interno della palazzina, secondo gli investigatori proprio per caricare il corpo del figlio prima di portarlo al Mulino Vecchio. Per questo la scientifica sta lavorando sul portabagagli in cerca di tracce di sangue del bambino. Le altre detenute continuano a gridare assassina, mentre la donna implora aiuto al marito e gli chiede di non abbandonarla. Ma Davide Stival ormai non sa cosa credere. Ha portato dalla nonna il figlio più piccolo. Se è stata lei, ribadisce, deve pagare duramente, sebbene anche lui finisca con il dubitare. Nelle immagini confuse e sgranate che il difensore, l'avvocato Villardita, contesta chiedendo un incidente probatorio, nemmeno il giovane padre riesce a riconoscere la sagoma del figlio, che non va a scuola e rientra a casa da solo. Loris però non aveva le chiavi, le ha ricevute dalla madre o qualcun altro gli ha aperto la porta dell'appartamento. A voltarle le spalle anche la famiglia d'origine, non la difende neppure la sorella maggiore Antonella. Nelle sue parole quasi un atto d'accusa: non posso escludere sia coinvolta nella morte di Loris o che stia coprendo qualcuno nascondendo la verità. Rivela poi che Veronica avrebbe avuto un secondo telefonino tenuto segreto che conterrebbe foto e video del bambino, un cellulare del quale finora non c'è traccia ma che potrebbe nascondere particolari importanti. La polizia postale intanto sta passando al setaccio tutti i dispositivi elettronici della donna e di Orazio Fedone, il cacciatore che ha trovato il corpo. Nulla escludono gli inquirenti, neanche la possibilità che qualcun altro sia coinvolto.